Eccoci qui, amici del mio viaggio in Francia. Dove siamo? Siamo nel shopping center qua di Monaco, al Met Café, che è qua alle mie spalle. Sopra di noi c'è l'Hotel Metropole, dove opera un grande chef che ha un suo ristorante qui, che è Joël Robuchon. Questo, intelligentemente, questo piccolo baretto è dato in mano a Robuchon, quindi tutto esce dalla cucina Robuchon. È a metà pomeriggio, è difficile trovare un tavolo, ma noi ci siamo riusciti e facciamo merenda con la pâtisserie che esce direttamente dalle cucine del ristorante Robuchon. Io ho scelto questo, che promette molto bene, un sablé con pomme caramellisée, un sablé con mele caramellate. Ragazzi, guardate qui sotto le mele caramellate. 1, 2, 3 e vai. Che buffanino, guarda. Megoglioni. Ops. Panna. In Francia è sempre eccezionale. Ecco qua la composta di mele con un po' di cannella. Questo costa 6 euro, ma sono 6 euro spesi veramente molto bene. E che dire, visto che il sablé alle pomme, alle mele caramellate, è finito veloce, mi sono buttato su questo. No, quello è mio. Sì, ma io lo mangio un pezzettino. Questo è millefeuille alla vaniglia, ragazzi. Ma questo è un po' duro, Si romperà tutto. Me lo devi demolire, proprio. È troppo duro. Però vediamo un po' com'è la mia foglia. Buono. Com'è la crema da vaniglia? Densa. Buona. Tra i due chi è meglio? Qual è meglio? Il sablé? Quello che ho scelto io. Che tempo arriva, dai. Questo è un po' duro. Però ragazzi, una merenda così, anche questo costa 6 euro. Abbiamo chiuso con un bel caffè espresso all'italiana Sant'Eustachio di Roma, col quale ti danno un cioccolatino Valrhona. Sono buttati via. 2,90. Va bene.